Ciao a tutti ragazzi, anche oggi con gli occhiali da sole. Chi mi conosce e segue il mio canale da tempo sa perché li porto, ho fatto un intervento agli occhi, ma veniamo all'argomento di questo nuovo tutorial. In questo nuovo tutorial vi farò vedere come allineare diverse immagini scattate anche senza il treppiede con Photoshop. Infatti in Photoshop esiste una funzione molto potente che è appunto in grado di allineare le vostre fotografie anche se non avete usato il treppiede. Mi avete chiesto in tanti come poter fare questo allineamento, magari perché avete fatto un bracketing di più immagini senza il treppiede, e quindi oggi in questo tutorial vi faccio vedere appunto questa funzione di Photoshop. Andiamo al tutorial! Partiamo come al solito da Bridge e andiamo a selezionare le immagini da allineare con Photoshop. Allora, io ne scelgo tre a caso, scattate senza cavalletto, quindi così potete vedere come funziona l'algoritmo di Photoshop nell'allineare le immagini. E seleziono, diciamo, queste tre, vediamo un po'. Ok, per selezionare tutte e tre tengo schiacciato il tasto Shift sulla tastiera, seleziono la prima immagine che voglio prendere e vado sull'ultima cliccando. Ed ecco fatto che mi ha selezionato tutte le tre immagini. A questo punto vado qui in alto su strumenti, Photoshop e vado su carica file in livelli Photoshop. Clicco e aspetto che Photoshop mi carichi i file. Come potete vedere, Photoshop ci ha caricato i file, li possiamo vedere deselezionando i livelli. Guardate, questo è il primo file che ho selezionato, questo è il secondo e questo è il terzo. Come vedete sono tutte immagini dello stesso soggetto, ma non avendo il cavalletto ho fatto diversi spostamenti. Quindi guardate questa che è piuttosto centrale e c'è poca strada, la seconda c'è ancora meno strada e c'è più cielo e la terza sostanzialmente c'è più strada e abbastanza cielo. Quindi come vedete sono tre immagini completamente diverse. Come facciamo ad allinearle? Perché in tanti me l'avete chiesto. Allora, selezioniamo sempre queste tre immagini come abbiamo fatto in Bridge. Selezioniamo il primo livello che può essere questo. Teniamo schiacciato il tasto Shift e clicchiamo sull'ultimo livello da selezionare. E come vedete diventano tutti e tre i livelli grigi e significa che abbiamo selezionato tutte e tre le immagini. A questo punto andiamo su Modifica qui in alto e andiamo alla voce Allineamento automatico livelli. Clicchiamo su Allineamento automatico livelli e ci si aprirà questa finestra. Allora, io 9 volte su 10 seleziono l'opzione automatica perché è quella che dà i risultati migliori. Ho provato con prospettiva, collage, cilindrica, sferica, riposiziona, ma l'automatica è quella che funziona meglio. Mentre per quanto riguarda la correzione obiettivo, non seleziono mai rimozione vignettatura né distorsione geometrica. Gli dico ok e in automatico l'algoritmo di Photoshop tenta di allineare le immagini. Andiamo a vedere cosa ci ha fatto riducendo un po' lo zoom dell'immagine. Avete visto? Intanto vediamo questi spazi vuoti nell'immagine, però andiamo a vedere cosa ha fatto Photoshop deselezionando i livelli. Allora, ha preso il primo livello che è questo, l'ha allineato con questo, aggiungendo un pochino di strada e un pochino di cielo, e con l'ultimo livello che aveva sia più strada che più cielo, ha sovrapposto tutto allineando. Se andiamo a zoomare un pochino l'immagine, possiamo valutare se ci sono imprecisioni da parte di Photoshop, ma già così ad occhio vedo che è stato fatto un allineamento perfetto e infatti la parte più difficile, diciamo che è qui, è stata allineata perfettamente. Le montagne sono allineate, gli alberi sono allineati, perfetto. Riduciamo un pochino lo zoom. A questo punto cosa facciamo per eliminare queste bande che sono uscite fuori dall'allineamento? Ma sostanzialmente prendiamo lo strumento taglierina e andiamo a ritagliare l'immagine molto semplicemente, come volete voi, seguendo la regola dei terzi, per quanto riguarda la composizione. Dove potete trovare un video che vi faccio passare qui in alto, oppure a vostro piacimento, insomma, io in questo caso faccio una cosa molto veloce, clicco OK e automaticamente ho ritagliato l'immagine. Possiamo unire i livelli facendo Command Alt Shift più E o Control Alt Shift più E e semplicemente possiamo procedere a uno sviluppo, ad esempio molto veloce, andando in Camera Raw, filtro Camera Raw, e possiamo in questo caso, ad esempio, aumentare un pochino l'esposizione, aprire un pochino le ombre e magari i neri. Ma giusto per farvi vedere, è una cosa molto veloce, do l'ok. Qui potete vedere il prima e qui potete vedere il dopo. Forse possiamo scrivere ancora un pochino i neri e anche le ombre, ma vabbè, questo è soggettivo. Il punto è che volevo farvi vedere come allineare velocemente le immagini e in questo caso avete visto come l'algoritmo di Photoshop lavora molto molto bene e molto velocemente. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio di avermi seguito. Vi chiedo gentilmente di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e di condividerlo con i vostri amici o sulla vostra bacheca di Facebook. Mi raccomando, ricordatevi di attivare le notifiche e
cliccando sulla campanellina, perché ho visto che molto spesso i video non vengono visti perché non vengono notificati da YouTube. Noi ci vediamo mercoledì alle 10 con il prossimo video. Ciao a tutti!